Allora, questa mattina finalmente sono andato a riprendere la testata del motore, così posso rimontarlo tutto e cominciarci a fare qualche lavoro, perché se no mi resta qui fermo tutto l'anno, più che altro mi impiccia perché l'ho messo davanti al passo e non ci posso fare niente. E come dicevo, questa mattina sono andato a riprendere la testata per il motore e è questa qui. Eccola, con le valvole nuove. Cioè, questa qui è una testa, era la vecchia testata che era grettata, aveva tre grette qui, una, due e tre. E dato che comprarla nuova aveva veramente un prezzo proibitivo, alla fine ho optato per farla sistemare. E alla fine direi che ho trovato bene, perché credo che l'abbiano sistemata veramente molto bene. La testata l'hanno spianata, gli hanno messo le valvole nuove con le relative molle, hanno cambiato anche le precamere e tutte quante le pasticche, quindi questa e quella sull'altro lato. E poi il rettificatore molto gentilmente mi ha anche segnato i numeri per serrare le viti della testa in modo corretto. Poi con la testata nuova posso dire ho preso anche tutto quanto il kit delle guarnizioni del motore. C'è la guarnizione della testata che è questa qui e poi dopo ci sono tutti quanti gli altri gommini per cambiare le guarnizioni al motore. Io adesso non è che metta a cambiarli tutti. Ci metto solamente questa qui nuova e questi anellini per gli iniettori. Poi dopo il resto lascio tutto quanto come si trova perché non ho veramente voglia di mettermi a smontarlo ancora di più. Quindi niente, adesso come prima cosa ripulisco qui questa parte del monoblocco perché ci sono tutti quanti i residui della vecchia guarnizione attaccata, quindi con la carta vetrata ti voglio dare una bella ripulita. Poi soffio con il compressore tutti quanti i buchi, rimonto la testata con la guarnizione, metto le cannette delle valvole che sono queste qui. Adesso sono tutte sporche, ma poi dopo gli darò una pulita. Rimetto le cannette delle valvole, sì. Rimonto i bilancieri che sono questi qui, che sarebbero quelli che vanno a spingere le valvole, quindi le fanno aprire e chiudere. Poi dopo rifaccio tutti quanti i collegamenti con le cannette del gasolio, gli iniettori e così via. E poi dopo provo a rimetterli in moto. Questa mattina, se no, andava veramente troppo bene e tutto liscio come l'olio, si è anche rotta questa cannettina qui. Cioè sarebbe questo tubino di rame che si va a collegare con gli iniettori e serve per far ritornare il gasolio che avanza agli iniettori dentro il serbatoio. E però si è rotta, adesso vedo se riesco a saldarlo con qualcosa. Oppure inventerò qualche sistema per poter ricollegare questo tubino qui, perché oggi è sabato pomeriggio e non so dove andare a prendere questo ricambio. Allora, ho finito di rimontare tutte quante le componenti del motore di questo mini escavatore. Adesso ho rimasto solamente da montare questa fascia qui davanti, che non l'ho montata perché volevo vedere questi tubi se perdevano l'olio, perché prima che lo lavassi sotto con l'idropulitrice qui era tutto un pochino sporco d'olio. E adesso che l'ho lavati, aspetto un attimo per rimontare questa fascia, per tenere sotto controllo questi tubi e vedere se buttano, però non sembra. Questa qui è una goccia d'acqua perché avevo guardato sul radiatore se c'era l'acqua, mettendoci dentro un dito e un pochino ne è uscita. Comunque penso che sono riuscito a fare un bel lavoro. La testata l'ho rimontata tutta per bene, come Cristo comanda. Ho rimontato tutti quanti i componenti, filtro dell'aria, il barattolino dell'acqua del radiatore, tutti i tubini, ho rifatto tutti i collegamenti. E
E adesso devo finire di fissare questo filtro qui del gasolio, che ancora non l'ho fissato perché mi devo ricordare dove era posizionato prima, perché veramente non mi ricordo, perché qui sulla testata c'è un buco filettato, però questo filtro non riesco a farlo arrivare sulla testata, quindi sicuramente ho pensato di avvitare qui una barra filettata e portarla fino a questa distanza. Poi dopo il filtrino inserirlo con questo buco dentro la barra filettata e con un dado e contro dado fermare tutto quanto questo filtro. E poi che dire, l'ho rimontato che sarà circa una settimana, però l'ho tenuto fermo e ci ho lavorato solamente ieri perché avevo un problema sul bulbo dell'acqua, che è questo qui. Cioè, quel bulbo è quello che sul quadro degli strumenti fa accendere la spia dell'acqua, cioè quando il motore va in surriscaldamento, questo bulbo fa accendere la spia dentro il quadro. E però avevo dei problemi perché questo bulbo qui non funzionava, perché poco dopo che lo tenevo in moto mi si accendeva la spia dentro dell'acqua e quindi mi dovevo fermare perché non sapevo se realmente scaldasse oppure era il bulbo rovinato. Poi su questo tipo di pompa ci ha montato anche un altro bulbo dietro che era fissato proprio qui, e adesso ne ha montato un altro, però c'era fissato quest'altro bulbo e serviva quello per mandare la lancetta da temperatura. Quindi c'era questo bulbo che in caso di emergenza faceva accendere la spia e poi c'era quell'altro che segnava la temperatura dell'acqua. Solamente che il bulbo qui davanti non funzionava per niente e quindi faceva accendere la spia quando non serviva e il bulbo dietro non funzionava proprio per niente anche questo. Cioè, quello dietro non funzionava per niente, quindi la stira da temperatura non la faceva nemmeno muovere. E dato che ho comprato il bulbo davanti nuovo, però me lo hanno dato che non funziona, quindi ancora non l'ho potuto rimontare. E il bulbo dietro, quello suo originale di questo motore, costava 180 euro. Ho deciso che era il caso di non rimontare quello e infatti facendo un po' di ricerche e una piccola modifica sono riuscito a risolvere, almeno credo, perché questo bulbo qui dietro non è quello originale, ma è il bulbo dell'acqua di un motore Fiat che ho adattato qui perché il filetto più o meno era uguale. Però no, non era proprio identico, ma ce l'ho avvitato con un pochino di forza, poi ci ho messo anche un po' di mastice, quello rosso, e ho visto che non butta niente, quindi credo lì di aver risolto. Poi dopo ho passato questo filo qui, l'ho passato dentro la cabina. Passato dentro la cabina e l'ho fatto camminare qui sotto. Poi dopo l'ho fatto tornare su. Ed ho montato un manometro per la temperatura dell'acqua esterno, che è questo qui. Cioè, perché? Spiegando per bene, prima qui in questo buco c'era il contatore. Adesso il contatore l'ho spostato qui sotto, quindi su questa piastrina che prima era libera, ci ho fatto un buco con una tazza e l'ho messo qui il contatore. E qui, che si vede meglio, ci ho messo la temperatura dell'acqua. Infatti con questo riesco a vedere perfettamente l'acqua a che temperatura sta. E ho visto che anche facendolo lavorare sotto sforzo, la temperatura a più di 80 gradi non sale mai. Poi dopo dovrò rendermi conto quando ci monto il trincia se va un pochino più alta di 80 gradi, ma se anche andasse a 90 gradi l'acqua va bene uguale. E quindi mettendo questo termometro qui ho escluso questo qui. Infatti, se io giro il quadro, questo qui fa il check, però non funziona. Mentre invece questo qui già si è un po' alzato perché l'ho portato da di sotto a qui e la temperatura si è un pochino alzata. Quindi questo qui non funziona. Poi
qui sul quadro degli strumenti funziona tutto, tranne questa qui dell'acqua, perché il galleggiante l'ho rimesso a posto, perché cioè la lancetta del gasolio l'ho rimessa a posto perché aveva il galleggiante che si era bucato. E anziché ricomprare tutto quanto il galleggiante, l'ho smontato, ho tolto il galleggiante e al posto di quello di plastica ci ho messo un tappo di sughero di una bottiglia, che va bene uguale perché sul gasolio galleggia e tirando su dentro la stina che è dentro il serbatoio, logicamente sale anche questa qui sul quadro strumenti. Poi dopo tutti quanti gli altri strumenti, quindi la pressione dell'olio, la batteria, la temperatura dell'acqua, quella delle candelette, funziona tutto quanto. Quindi va tutto tranne quella dell'acqua, che l'ho esclusa per metterla qui. E poi niente, ho visto che per il resto funziona tutto molto bene, quindi credo di aver fatto un buon lavoro. Poi, come dicevo prima, avevo quell'iniettore con quella cannettina che mi si era rotta e in fase di rimontaggio ho provato a saldare quella cannetta con il saldatore a stagno e ho visto che ha preso benissimo, quindi lo lascio così perché ha preso. E poi niente, funziona tutto e adesso lo proviamo un attimo insieme. Poi dopo, per maggior sicurezza, ho guardato anche l'olio dentro i riduttori delle ruote motrici perché, visto come lo hanno trattato, magari i riduttori potevano essere anche senza olio. Adesso comunque funziona, secondo me, veramente molto bene.
sono contento perché l'ho provato e ho visto che funziona veramente bene. Il contatore gli ho riattaccato i fili della corrente perché non funzionava, perché aveva il filo blu che era staccato, quindi l'ho riattaccato e adesso gira. La lancetta del gasolio funziona benissimo, con quel bel sughero che ci ho messo funziona benissimo. Quella lì dell'acqua non funziona perché l'ho esclusa, anche perché non funzionava neanche prima. E questa qui che ho messo dell'acqua, dopo averci lavorato quasi tutto gas, segna 80 gradi precisi, che per questo tipo di motore è una temperatura ideale. Dopo certo, sicuramente quando ci monterò il trincia salirà un pochino di temperatura, ma al caso posso anche decidermi di montare davanti al radiatore una elettroventola, così da indirizzare l'aria verso il radiatore e poterlo raffreddare meglio. Comunque, a parte tutto, funziona veramente molto bene. E poi è bello da usarsi perché è una macchina veramente molto veloce e anche abbastanza potente. Gli ho dato una pulita sulla ruspa perché sennò quando cammino cemento tutto quanto il concime per strada. Comunque questo video finisce qui e mi piacerebbe sapere sui commenti, come sempre, cosa ne pensate di questa macchina e anche cosa ne pensate dei lavori che io ho fatto. Un'ultima cosa che tenevo a dire era che il serbatoio del gasolio sta sotto questa pedana qui, cioè un po' sta sotto i piedi e un po' sotto questa pedana che regge il sedile, e per andare a togliere il galleggiante che sta proprio qui sotto non c'era alternativa che smontare il sedile, smontare tutta la pannellatura qui sotto e togliere questa pedana. Io, dato che non avevo voglia e per inventare cose innovative, ho deciso che era più conveniente con il frullino fare un bel taglio qui proprio sopra il galleggiante, tirare fuori il galleggiante, ripararlo, metterlo dentro, rimontarlo, e poi dopo con queste due vitine qui autofilettanti ho fatto due buchi e ce l'ho riavvitato. Poi logicamente ho ricollegato anche i due tubi che passavano qui, perché questa è la rotellina per regolare l'intensità del calore sulle bocchette, quelle qui di riscaldamento, e quindi poi ho ricollegato anche i tubi. Ma la cosa che mi domando è: ma perché gli ingegneri che hanno pensato questa cosa non l'hanno predisposto anche loro uno sportellino, magari con una cerniera? Io l'ho fatto molto rustico, proprio per uso campagna, con due vitacce e via. Ma perché, mi domando, gli ingegneri non hanno fatto una portellina qui che permetta in modo agevole di arrivare al galleggiante?